L'esperienza di Fontana Mix è stata per i compositori che lavorano assieme ai musicisti ormai appunto da quasi 10 anni, un'esperienza che veramente ha portato il fare compositivo di tutti noi in una relazione diretta con il corpo sonoro dello stesso ensemble, cioè la partitura e il suo realizzarsi, il suo sperimentarsi concretamente avviene di giorno in giorno a mano che le pagine appunto vengono scritte dal gruppo dei compositori che lavora insieme ai musicisti dell'ensemble, vengono sperimentate, vengono provate, vengono anche a volte verificate direttamente dai musicisti. Un aspetto anche molto importante è quello del poter lavorare alla relazione fondamentale, importante che c'è fra il mondo acustico della composizione e la sperimentazione elettronica. È un dato di fatto importantissimo quello che ci rivela che qualsiasi pensiero che adoperi nuove tecnologie, che abbia bisogno di uno sviluppo diciamo della relazione fra il mondo acustico e il mondo appunto del suono elaborato, della sperimentazione acustica, ha bisogno di una sorta di laboratorio vivente che faccia sì che queste sperimentazioni siano veramente testate, siano veramente vissute, provate, verificate e sviluppate. E quindi diciamo che l'esperienza di Fontana Mix è una felice esperienza di rapporto stretto fra musicisti che sono assolutamente interessati a quelli che sono gli sviluppi, ad esempio relativi alle caratteristiche della strumentalità, del loro fare esecutivo, e che sono interessati però al linguaggio musicale, all'innovazione nel campo non solo strumentale ma anche dell'elaborazione elettronica, e i compositori. E penso che ecco, forse oggi un vero ensemble debba essere un corpo sonoro vivente, cioè una realtà che faccia comunità fra esecutori e compositori, un far ritornare diciamo attivo, vitale ed efficace la relazione che c'è fra la pagina musicale e gli esecutori, e che di fatto aiuta a far ridiventare attivo, efficace e vitale il rapporto poi fra i compositori e il pubblico. E gli esecutori sono il primo tramite con il pubblico. E un interprete veramente partecipe, che condivide in profondità il pensiero che è dietro la pagina musicale, è un interprete che veramente riesce a passare in maniera diretta le proprie emozioni al pubblico. Questo è un aspetto fondamentale e crediamo che mai come in questo tempo sia necessario anche nel nostro paese avere coraggio, coraggio nel senso di sviluppare al massimo l'esperienza dei gruppi che, come sappiamo bene dal punto di vista pratico organizzativo, non hanno vita facile, ma che sono il tramite, il veicolo perché i nuovi linguaggi siano aderenti alla realtà che ci circonda.